Buonasera. Buonasera. Il previsto incontro di Casa La Terza su Templari, Neoborbonici e Resilienza Sociale con Alessandro Barbero, Amedeo Feniello e Vladimir Putin, per motivi tecnici non andrà in onda. Al suo posto, antichista sarà lei. E siamo qui con Valentina Porcheddu, che invito a qualificarsi. Allora, buonasera a tutti, sono archeologa, cosiddetta Insomma, classica, perfetto. sono specialista del mondo greco-romano, ho studiato agli inizi all'Università di Sassari, partendo dall'epigrafia latina e dall'archeologia dell'Africa romana, poi mi sono spostata in Francia, dove sono passata al mondo greco. Sostenendo una tesi di dottorato sul titolo. Andiamo al sodo, la cosa che interessa di più al nostro, diciamo, pubblico di disagiati è naturalmente l'aspetto mediatico della cosa. Valentina, ecco, Da circa 10 anni scrivo sul manifesto. quindi diciamo, un foglio di elite, anche abbastanza difficile da consultare, dove Valentina Porcheddu dà una serie di informazioni e dà il meglio dell'archeologia e anche della storia dell'arte antica. Non è detto che per gli archeologi la storia dell'arte antica sia archeologia come succedeva ai tempi miei. E in questi articoli, naturalmente, si parla di tutta una serie di cose. Vi consiglio di andarli a controllare, ci sono tutta una serie di esempi importanti. Ma la ragione per cui qui abbiamo chiamato Valentina è una ragione forse così di cassetta, perché, appunto, come ha detto nella sua presentazione, nata e cresciuta in Sardegna, e quando si parla di Sardegna, di archeologia, l'immaginazione punta, sì, vabbè, si sa che esistono i nuraghi, ma si pensa soprattutto al famoso popolo degli Shardana. Chi erano gli Shardana? E dove sono? E dobbiamo temere qualcosa da loro? Sì, dobbiamo temere qualcosa perché adesso si sono coalizzati con il governo regionale e quindi insomma stanno succedendo cose abbastanza pericolose. Bisogna Stiamo dire. parlando degli Shardana dell'antichità o degli Shardana di oggi, oppure sono gli stessi? Cioè, chi sono? Sono dei rettiliani? Spiegaci un po'. Possono essere gli stessi o possono essere mascherati. Ad ogni modo è un argomento di grande attualità, perché anche in questo momento c'è diciamo un'associazione che sta portando avanti assieme appunto alla regione un progetto affinché i nuraghi vengano inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Siccome gli Shardana sono stati associati anche ai nuragici e quindi diciamo che le cose vanno assieme. Bisogna dire però che ci sono due teorie. Una è una teoria elaborata da un archeologo ex cattedratico che identifica appunto gli Shardana che facevano parte della coalizione dei popoli del mare, quindi quei popoli che tra XIII, fine XIII, inizio del XII secolo osarono sfidare i grandi regni orientali, quindi il regno egizio, il regno assiro, il regno miceneo. Per quest'archeologo, gli Shardana corrispondono appunto ai nuragici e agli abitanti della Sardegna e la sua teoria si basa su alcuni documenti archeologici egizi. In particolare sulla stele di Tanis, nella quale si afferma che gli Shardana provengono dalle isole al centro del Grande Verde. Questo Grande Verde è identificato appunto con il Mediterraneo. Poi c'è un'altra stele,
la stele di Karnak, risalente all'epoca di Ramesse II, in cui vi è una sorta di mappamondo in cui vengono collocati i vari popoli del mare, e gli Shardana sono collocati ad ovest della Grecia, ad esempio. Perciò l'archeologo in questione ritiene che non possa, gli Shardana non possano essere altro che gli abitanti dell'isola tirrenica, che è la Sardegna. E in più si rifà anche alla bronzistica sarda, che però è più tarda, i celebri bronzetti, che riporterebbero, rappresenterebbero gli armamenti dei guerrieri. Insomma, lì questa, diciamo, poi se qualcuno vuole sapere di più, ci sono tante conferenze. Cosa, diciamo che è una teoria non fantarcheologica, però sicuramente è una teoria non accettata da tutti gli archeologi sardi, anzi è una teoria contestata. E poi c'è la teoria invece del fantarcheologo per eccellenza, cioè un fantarcheologo che innanzitutto ha costruito il suo mito, quindi dicendo che da piccolo, un po' come Schliemann, aveva trovato una pietra inscritta vicino a casa sua, che di questa pietra non si era mai dimenticato, che questa pietra lo ha guidato nella scoperta di una città antica, poi completamente distrutta dagli archeologi ufficiali, perché c'è sempre questo contrasto appunto con l'archeologia ufficiale. E per questo fantarcheologo, che ha pubblicato decine di libri e fatto conferenze un po' ovunque, gli Shardana sarebbero in realtà arrivati dall'Oriente nel terzo millennio, portando tecnologie avanzatissime, tra cui appunto la tecnologia del bronzo, le tecniche di navigazione della vela triangolare che si vede. Vabbè, ma questo, diciamo, questo è un aspetto abbastanza comune, cioè, potrebbe essere interessante un po' fare il giro di tutte queste ipotesi, perché in realtà, anche se usciamo da una prospettiva sarda e italiana, vediamo che queste cose non mancano. Mi ricordo che, ad esempio, negli anni 80, in 80-90 in Armenia, c'era un signore, uno scienziato, che a un certo punto aveva deciso di sfruttare il processo di desovietizzazione, prima perestroica, per poter scrivere dei libri in cui spiegava che a suo avviso gli armeni discendevano dagli Hyksos, e quindi aveva fatto una bellissima carta che faceva sognare tutti i patrioti armeni, in cui si vedeva che questo impero Hyksos era arrivato un po' dappertutto. Allora, a questo proposito, queste sono cose interessanti, perché poi dopo questo, ovviamente, gli accademici lo criticavano e lui diceva: eh sì, vabbè, ma voi siete degli apparatchik sovietici e soprattutto non sapete la lingua Hyksos. Quindi è una cosa bella, perché di fatto l'aspetto interessante non è tanto sapere chi fossero questi Shardana, che cosa abbiano fatto, ma il fatto che c'è chi studia o che crede di studiare, insomma, che parlare di questi Shardana. E questo, secondo me, è l'aspetto più interessante. D'altra parte, mi ricordo, una ventina d'anni fa, c'erano questi, erano di moda questi libri di Christian Jacques, no? Di Ramesse II. Il personaggio più simpatico di tutto questo libro, scritto in realtà che andava bene per un bambino di 10 anni, come tipo di... era questo capo delle guardie che si chiamava Serramanna, ed era un personaggio che amava menare le mani, quindi insomma, cioè, preferiamo ricordarceli così di Shardana. Però a questo punto, dal momento che la fantarcheologia non riguarda soltanto questi aspetti più locali, vogliamo parlare del mito archeologico per eccellenza, diciamo Atlantide. Ne parla già Platone, ovviamente. E perché Atlantide piace
e ad esempio, non lo so, le ville schiavistiche del secondo secolo avanti Cristo in Etruria non piacciono più. Atlantide resta, invece l'economia schiavistica romana non resta più. Spieghiamoci perché. Penso che principalmente resti perché sia un'utopia, no? Sia una metafora, e quindi riguardi anche la parte onirica dell'archeologia, della ricerca di un passato mitico. Poi il fatto che appunto non si sia mai riusciti a rinvenire, pur cercandolo, questo continente scomparso, sicuramente l'hanno rivenuto ma non ce lo dicono. Sì, è questo che, vabbè, una fatti delle accuse dei fantarcheologi, in realtà è che l'archeologia ufficiale, la ricerca storico-archeologica nascondano delle teorie. Anche qua c'entra un po' la Sardegna, perché adesso la teoria che va per la maggiore appunto identifica Atlantide con la Sardegna, e questa identificazione è la conseguenza di un'inchiesta che è stata condotta una ventina di anni fa ormai da un giornalista. La fantarcheologia e il giornalismo vanno di pari passo. Ad esempio anche Colosimo era un giornalista, no? Uno dei padri dell'archeoastronautica e quindi anche della fantarcheologia. O Piazzi, per esempio, quello che ha misurato le piramidi, l'astronomo che ha misurato le piramidi, deve anche il suo successo all'amicizia con un noto giornalista. Quindi diciamo che la diffusione di questa teoria è stata, di questa teoria che vede Atlantide, che identifica Atlantide nella Sardegna, è stata avvantaggiata da una certa posizione di rilievo di questo giornalista, per il quale la Sardegna venne travolta nell'undicesimo secolo da un'onda anomala, uno tsunami. Ma la ragione principale è che lui ha spostato le colonne d'Ercole, le mitiche colonne d'Ercole, da Gibilterra allo stretto di Sicilia, quindi ecco che la Sardegna si trova, secondo l'ultimo libro, al centro del mondo. Questa cosa è stimolante, perché io tra qualche anno andrò in pensione, e giustamente volevo chiedere quanto guadagna un fantarcheologo, la cosa mi interessa. Non so di preciso quanto guadagni, ma guadagna molto. Infatti una delle caratteristiche del fantarcheologo non è soltanto la ricerca della celebrità, ma anche appunto il guadagno. Per esempio questi libri sugli Sciardana sono abbastanza costosi rispetto ai libri divulgativi, di seria divulgazione archeologica, e oltretutto ne vengono pubblicati a ripetizione, perché sono libri che vengono scritti senza le note, quindi senza un approfondimento, un confronto, e quindi sono libri tutto sommato di facile e veloce realizzazione. In più guadagnano anche dalle conferenze. Io so che per esempio questo fantarcheologo sciardanista può guadagnare fino a 1000 euro per una conferenza. Ma se io facessi la stessa cosa sulla Sicilia funzionerebbe allo stesso modo? Non lo so, devi trovare una storia che sia attraente, che faccia presa anche sul sentimento identitario. Perché allora, le origini di Roma no, perché è stato già fatto. E qualche argomento di fantarcheologia che potrebbe essere utile per noi prepensionati, pensionandi, quale potrebbe essere? Facci sognare. Non lo so, non saprei dirti, ma secondo me... Però ad esempio l'Atlantide, d'accordo, stiamo parlando di moltissimi anni prima, diciamo, della civiltà antica. Poi c'è un'altra cosa che tira tantissimo, sono i Templari, però lì siamo già nel Medioevo. E a questo punto, quelli che come noi studiano il Mediterraneo, l'Oriente, periodi dove ci sono delle fonti un po' meglio documentate,
rischiano effettivamente di essere meno interessanti. E lo stesso Egitto, nel momento in cui si va verso l'ellenismo, al di là, diciamo, del mito di Cleopatra, non ha più molto da dire. Quindi a questo punto il problema è soprattutto questo. Sì, noi qualche tempo fa abbiamo parlato con Valentino Nizzo degli Etruschi e degli Etruscologi, che sono forse la più felice eccezione, perché anche gli Etruschi si prestano alla fantarcheologia. Sì, ma gli argomenti possono essere molti, perché comunque anche nei casi di civiltà per le quali si dispone delle fonti, ricordiamoci che le fonti possono essere manipolate, no? Ci sono degli escamotage. Vedo, ci sono già degli interventi, i nostri amici. Beh, naturalmente abbiamo Coloru, ma Coloru è uno sciardana, che ci chiede di parlarci dell'epigrafia nuragica e del dio Toro padre. Questo è molto bello, ma poi mettiamoci anche Yogam, perché se no non l'alfabeto Ogam. E poi ci chiedono anche dei Balcani, e lì, vabbè, lì c'è il problema dell'origine albanese degli Etruschi, e anche quella à l'ère de zéro sauvegarde en 2050. E così. E chiedo scusa, era partita la cosa della salvaguardia. L'alieno. Se questo è l'alieno, insomma, che ci sta. Ma per fortuna ho un Mac, quindi insomma. Comunque, secondo me, ormai è diventata. Allora. Ovviamente la fantarcheologia si basa su assunti fantascientifici o semplicemente fantasiosi, però adesso diciamo che negli ultimi tempi sta anche l'archeologia vera e propria sta un po' sconfinando, se non nella fantarcheologia, in qualcosa che un po' le somiglia, perché gli archeologi come i fantarcheologi vorrebbero diventare celebri. Certo. E quindi ci sono casi, ad esempio, di studiosi che si vogliono imporre, no? Che vogliono avere un effetto mediatico. Penso allo studioso che di recente ha proposto di identificare il Partenone nell'Eretteo, no? Sconvolgendo quindi le teorie tradizionali, o meglio, pensando di poterle scardinare, così come fanno i fantarcheologi, teoria che poi ovviamente è stata confutata, perché per fortuna nella scienza archeologica poi ci sono i confronti, mentre nella fantarcheologia no. Questo è anche il problema, che l'archeologo, diciamo, ufficiale, professionista, non vuole perdere tempo con il fantarcheologo a smontare teorie che sono assurde e talvolta deliranti. E poi diciamo che delle volte non si vuole neanche prendere una posizione forte nei confronti di questi personaggi che spopolano magari in TV, ok, fanno parte di associazioni in cui ci sono anche accademici, delle volte si danno anche dei contratti all'università, dei personaggi che sono un po' al confine tra questi mondi. Per riferirci ancora alla Sardegna, c'è il caso di un linguista che sostiene, o meglio, un pseudolinguista che sostiene che il latino derivi dal sardo, che il sardo fosse la lingua internazionale del Mediterraneo in passato. Mi sembra di ricordare un nome già noto per altri versi, sì. E che non è mio parente, ve lo posso assicurare, e che sostiene anche, sulla scia di queste sue teorie, che Roma sia una colonia sarda e non il contrario. Beh sì, d'altra parte il problema è che quando c'è, come si dice, se devi dire una, diciamo, una cosa un po' incongrua, meglio che sia veramente grossa, perché oggettivamente il pubblico, diciamo, che ama anche guardarsi queste trasmissioni,
tutto sommato non credo che abbia tanto interesse a sapere se il Partenone è l'Eretteo oppure no. Sono delle cose che lo toccano forse un po' di meno. E quando studiavo io, mi ricordo che c'era la scoperta di Bronzi di Riace e c'era un noto professore di archeologia classica che pensava di avere fatto lo scoop spiegando che in realtà erano copie romane. Ovviamente la cosa non era vera, e però anche questo, il vero problema è che la difficoltà, secondo me, almeno cioè, questo è una mia idea, il fantarcheologo si inserisce negli interstizi del sistema proprio perché lo studioso non è in grado di fare della buona divulgazione. Io credo che, insomma, fantarcheologi ce ne possono essere così tanti, ci sono quelli che riescono anche a crearsi un impero, basti pensare a Ron Hubbard con Scientology, cioè non hanno creato delle chiese sciardane in Sardegna, però non so, magari reclutando così attori del cinema o cose di questo genere. Sì, ci sono già i costumi, perché nelle mostre adesso circolano, la fantarcheologia ha dato anche vita a un altro personaggio che è l'archeologo sperimentale sciardanista. Così si definisce, che uno che ha ricostruito l'abbigliamento dei nuragici con pellami, le famosissime antenne dei Bronzetti, e queste mostre che sono finanziate dalla regione Sardegna vanno in giro non solo per l'isola ma anche all'estero. Come si suol dire, il sonno della regione genera mostre. Sì, quindi abbiamo già i vestiti, nel caso abbiamo già i figuranti, nel caso volessimo metterli per strada come i mormoni, c'è anche il caso dei mormoni, no? come religione che deriva dalla fantarcheologia. Come si chiamava il vestito tradizionale degli Sciardana? Aveva un nome? No, non mi risulta. No. Ci sta, perché chiaramente se si deve passare dal toga party a questa, avevano dei gonnellini, sì, più corti al gonnellino party, e insomma, se, io credo che sia tutto sommato una cosa da prendere in dei gonnellini in pelle, quindi fa tanto, insomma, vedendo sì. altri interventi, insomma, è così, sempre Omar, ma vabbè, Omar è pilotato dagli ultracorpi, cioè, possiamo dire che la fantarcheologia abbia così tanto successo anche perché è sfruttata come mezzo per portare avanti istanze di tipo identitario e nazionalista. Sì, ma certo. certamente e d'altra, solo che ogni fantarcheologo ha le sue declinazioni, e quindi questo può portare a dei problemi. Il tempo qui sta volando e siamo costretti a chiudere questo nostro siparietto, ma ci sarebbero tantissime altre cose da dire. Ovviamente non abbiamo fatto nomi, ma non perché temiamo denunce, semplicemente perché non vogliamo fare pubblicità gratuita, ecco, perché questo potrebbe creare dei conflitti di interesse. Ma come ultima domanda, ecco, un antichista che cosa è e che cosa dovrebbe essere, se proprio deve essere ancora? Ci sono due categorie di antichisti, secondo me. Quella che resiste è la categoria dell'antichista un po' demodé, che studia, insomma, il passato rimanendo nella sua bolla sospesa nel tempo e parlando spesso ad uno specchio. E poi c'è invece l'antichista cool, diciamo, che è uno studioso dell'antichità, che però ha i piedi e la testa ben piantati nel presente e cerca di condividere i frutti del proprio lavoro con la comunità dei non addetti ai lavori, affinché il passato sia utile e godibile.
gli accademici in Italia chiamano questo processo la terza missione. Io la chiamerei piuttosto missione impossibile, ma d'altra parte, se pensiamo che Tom Cruise è un adepto di Scientology, coincidenza? Io non credo. Grazie ancora. Grazie. Al prossimo appuntamento. Ah, ricordatevi una cosa, il 27 maggio è la giornata mondiale delle lontre, quindi Nunzia la lontra vi prega di salvare la data. Grazie ancora a Valentina Porchegna. Grazie a te, ciao.